Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Resta alta la tensione al Nazareno, la sede del Partito Democratico. Beh, il PD voleva allargare ad altri ministri la cabina di regia per il Recovery Fund. Conte ha recepito la richiesta solo in parte, concedendo ad Enzo Amendola che si è invitato alla cabina di regia come referente dei progetti a Bruxelles. Un ruolo che, dice Conte, è stato costruito insieme al responsabile degli affari europei. Beh, per rispondere al centrodestra e per scacciare il sospetto che una mossa dopo l'altra voglia blindarsi e arroccarsi a Palazzo Chigi, Conte, lui, il presidente, promette che la programmazione del piano sarà all'insegna della partecipazione. Ci sarà un grande confronto pubblico e coinvolgeremo tutto il Parlamento. Stiamo anche pensando a un comitato di garanzia, cioè un gruppo di 10 persone, sia un po' come un consiglio di amministrazione. Voi sapete che per la realizzazione di questo Recovery Fund ci sarebbe Conte con due ministri, uno dei 5 Stelle e uno del PD, come organo politico. Poi ci sarebbero sei manager e 300 tecnici. Ogni manager 50 tecnici per sovraintendere a sei macro aree di realizzazione. Poi ci dovrebbe essere questo comitato formato da 10 personalità di altissimo valore, dice Conte, che spera magari siano nominate dal Colle, ma figuriamoci, il Colle cosa c'entra a nominare? Vabbè, queste 10 persone che saranno scelte tra economisti, industriali, esponenti delle professioni, dovranno visionare, controllare, verificare il raggiungimento di questi obiettivi di spesa di 209 miliardi. E nel caso intervenire. Quindi un comitato di controllo che non è politico, ma è esterno, un comitato di controllo esterno. Beh, come idea non è male questa idea. Bisogna vedere adesso i progetti che verranno presentati. Si parla di 100 progetti, all'inizio erano 300. L'altra garanzia che il Premier offre ai partiti è la determinazione a cambiare passo, come chiesto dal PD. Dice che i progetti del recovery richiedono rapidità di esecuzione, non c'è nessun ritardo, siamo in dirittura finale. L'Unione Europea, con la Presidente Ursula, ha messo su una struttura con la quale giorno per giorno ci stiamo confrontando. Il prossimo passaggio richiederà il coraggio di selezionare i progetti migliori e quando arriveremo alla fine saranno già stati esaminati. Questo per dire che l'Italia potrebbe persino passare avanti ad altri paesi che adesso appaiono in vantaggio. Perché dice questo sul finale? Perché l'Italia è in ritardo. Doveva consegnare per il 15 di ottobre i progetti definitivi per la spesa di questi 209 miliardi, perché questi 209 miliardi per spenderli bisogna avere dei progetti, non si possono spendere a cavolo come vorrebbe qualche ministro. E quindi siamo in ritardo, alla fine non lo ammette, ma alla fine viene fuori dalle sue parole. Ma adesso Renzi sta puntando a un ministero. Quindi tra Renzi e Zingaretti chi valuta concretamente l'opzione di farsi un giro sulla poltrona di ministro è proprio lui, l'ex rottamatore, ex presidente del Consiglio, sta riprendendo confidenza, ha già parlato due volte con Conte, con le stanze del governo. Sapete che Renzi ha bisogno per il suo superego, per appagare il suo superego, di essere al centro dell'attenzione e ha capito che così da esterno non lo ascoltano propriamente. Allora dice: beh, se io fossi ministro che mi siedo al Consiglio dei Ministri, potrei fare teatri su teatri, no? Messe in scena, minacce ancora più credibili. Quindi vorrebbe diventare adesso ministro. Già il ruolo di esterno, di capo di Italia Viva gli sta stretto. Lui è una persona ambiziosa,
con un superego smisurato, come quello di Conte e di tanti politici, perché quelli che arrivano lì è perché molto spesso hanno un superego fuori dal comune. E così Renzi non esclude l'ingresso nell'esecutivo in un eventuale rimpasto, è anche per questo che punta al rimpasto, per essere proprio nominato lui. Dice, beh, perché in un rimpasto Conte chiederebbe ai vari partiti, beh, tu hai quattro ministri, senti, chi ci mettiamo dei tuoi? Quando Conte dovrebbe chiedere a Renzi, beh, dei tuoi due ministri, adesso chi ci mettiamo? Dice, beh, io, come Fantozzi, io, di testa, beh. Ecco, vorrebbe proporsi lui, io. E Conte non può non ascoltare, c'è cioè il capo del partito che sostiene la maggioranza, vuole fare il ministro, vabbè, fai il ministro. Quindi questo è il nuovo obiettivo di Renzi. Voi vedete che la sua richiesta del rimpasto non è per fare un governo più forte, non è per lavorare meglio per il paese, è sempre una questione di mero interesse personale. Renzi attua come tutti gli altri, solo per interesse personale. Il fatto è che lui si è fatto scoprire più di una volta, mentre gli altri ancora riescono a camuffare il loro interesse personale spacciandolo per interesse pubblico. Mentre su di lui gli italiani lo hanno capito, è per questo che il suo partito rimane al 3%, un uomo che aveva oltre il 40% alle europee di tanti anni fa, adesso non riesce a portare su più di un 3%, perché ha perso la credibilità, questa è la realtà, ha perso la credibilità. E così il senatore di Scandicci avrebbe già in mente il ruolo. La guida del Ministero per gli affari europei al posto di Enzo Amendola. La casella della Farnesina è già occupata da Gigino. Si vira sulla poltrona di Amendola. Per Renzi la guida degli affari europei sarebbe un'idea accattivante, soprattutto se dovesse passare la proposta circolata nelle ultime ore di affidare al Ministero retto dai Dem Amendola la delega sul Recovery Fund, un rincarico di peso sul piano europeo con una borsa carica di soldi. Renzi sta sondando il terreno con i fedelissimi, anche se per ora non esce allo scoperto, anzi fa trapelare la classica velina, prima l'agenda, poi la squadra. Il rimpasto è solo uno stucchevole chiacchiericcio, prima l'agenda, poi la squadra. A lui interessa prima la squadra e poi l'agenda, solo che fa trapelare il contrario, ma nessuno gli crede più. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Siamo anche nell'altro canale Teleitalia, seconda rete. Arrivederci.